Covid-19 mentre si intensifica la ricerca di un essere vaccino. Consapevoli che abbiamo cominciato un po' a cambiare le nostre abitudini. Lavarsi le mani, che è la raccomandazione più forte. Diverse opinioni che abbiamo letto in questi giorni nei giornali, c'è chi dice che si tratta di una influenza un po' più seria, chi invece parla di una pandemia. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ehi, stai venendo a morire! 2020. Un nuovo simbolo. Insieme a Maria Camacchio. Qui! Go! Ehi, tu che vivi lassù. Adesso fermati un attimo e scendi qua giù. Vieni qui vicino a me soltanto un momento e spiegami di tutto questo, qual è il tuo intento. Sono un ragazzino, lo so, però anch'io sono in mondo come te e so che tutto quello che succede c'è sempre un motivo e che tu davvero mai saresti vendicativo. I popoli della terra sono in preda al tormento ed anche il Santo Padre ha supplicato il tuo intervento. Il mondo sta subendo un cambiamento epocale e molti sono convinti sia il giudizio universale. Anche per noi bambini questo virus è un grande caos, in casa a fare i compiti in compagnia del mouse. Cercando di seguire sullo schermo la maestra, non posso fare a meno di sbirciare alla finestra. E iniziare a ripensare ai pomeriggi con gli amici, passati fuori strada a scorazzare con le bici. Ed anche se quei giorni io non davo alcun valore, dare qualsiasi cosa per rivivere quelle ore. Invece oggi giorni sono tutti quanti uguali, rinchiusi in casa a seguire i telegiornali. Dove il numero dei morti ogni giorno cresce, il politico di turno dice: "Guai a chi esce!" Non capisco bene cosa accade lì fuori, ma so che il fatto dà paura ai miei genitori. Parlo sottovoce per non farmi preoccupare, ma non sanno come la prossima spesa andare a fare. Quando a un certo punto la sirena di un'ambulanza mi sveglia di soprassalto e mi ritrovo nella mia stanza. E allora la maestra intuita la preoccupazione, ferma la lezione, ci sorride e dice: andrà tutto bene. Ci sono sicuro che le cose cambieranno, torneremo in strada con valore a fare il male. Tanti in questi giorni siamo iperconnessi e dai social noto quando siamo tutti un po' fessi. Tra haters e catene, giuro, non ne posso più. Ti prego, vieni qui e svela questo tabù. Nonostante abbiamo cambiato le nostre abitudini, c'è gente che continua a postare fake e cose inutili. Ha cercato di dare più a Natale dal mercato ittico e complotti criminali. Chissà da 100 anni cosa diranno di noi. Magari ci dipingeranno i chiusi in casa con i Game Boy. Forse di noi bambini fuori le porte parleranno. Daranno un senso alle borse chiuse fino a Capodanno. Noi saremo solo di contorno e condimento, di una rivista e tra filetto di approfondimento. Ma quello che diranno sopra i libri di storia sarà solo di un vecchio con la barba. Andrà tutto bene. Sono sicuro che le cose cambieranno e torneremo in strada col pallone apparentato. Abbandonate nuovamente, falleremo.